Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino dei frati minori cappuccini, per leggervi una lettera del 1917. Padre Pio qui era a San Giovanni Rotondo, era in convento, e scrive ad Anita Rodote. Riprendiamo questa lettera dall'epistolario volume numero 3. Qui Padre Pio racconta quanto a lui piacciono degli uccelli, in particolare degli alcioni. Ecco, lui ci spiega anche perché. Senti cosa mi vado pensando. Considero ciò che gli scrittori dicono sugli alcioni, piccoli uccelli che nidificano sulla spiaggia del mare. Essi lo vanno costruendo di una piccola forma rotonda, e sì, ben compresso, che l'acqua del mare non può compenetrarvi. Al di sopra di esso vi è un'apertura dalla quale ricevono l'aria. Ivi questi graziosi uccellini ripongono i loro figliuoli affinché il mare, sorprendendoli, essi possano nuotare con sicurezza, galleggiare sulle onde senza riempirsi di acqua né sommergersi. L'aria poi, che si respira da quell'apertura, serve di contrappeso e di bilancia ancora, talmente che quei piccoli gomitoli mai non si rovescino. Figliola mia, Gesù si degni farti compenetrare il significato di questa mia similitudine. Desidero che il tuo cuore sia di tal fatta ben compresso, chiuso da ogni lato, a ciò che, se le agitazioni e le tempeste del mondo, del maligno spirito e della carne lo sorprenda, esso non ne sia penetrato. Non lasciare nel tuo cuore altra apertura se non una soltanto, cioè quella dalla parte del cielo, per aspirare e per poter respirare al dolcissimo Salvatore. E tutto questo di raggiungersi sicuramente sempre che ti atterrai a quanto ti ho suggerito per il passato e quanto ti potrà essere suggerito per l'avvenire. Non ignoro ciò che i nemici vanno macchinando contro la tua anima per rovinarla, se fosse possibile. Quanto mi piacciono e mi rapiscono questi uccelli di cui anzi ti ho parlato. Sono circondati di acqua e non vivono che d'aria. Si nascondono nel mare e non veggono che il cielo. Nuotano come pesci e cantano come uccelli. Ma ciò che mi stupisce sì è che l'ancora è gittata al di sopra e non al di sotto per rinforzarli contro le onde.